Ciao a tutti, ciao e benvenuti in questo nuovissimo episodio di To The Moon. Purtroppo ho dovuto iniziare il livello perché mi si era buggato il gioco. Praticamente potevo viaggiare dappertutto nella mappa, però non mi faceva interagire con gli oggetti. Quindi ora farò un fast forward praticamente a manetta qua per quanto riguarda il dialogo. Che poi tanto fast forward non è. Però sì, l'oggetto è questo zainetto qui. Purtroppo usando i tasti non me lo evidenziava. Forse per questo sarebbe più comodo usare il mouse a volte. E beh, ora gli dirà tipo di lanciare la pallina. Sì, esatto. Guarda come si può fare un fast forward a manetta. Ok, slow motion come al solito. Ok, dai, andiamo a bella. Ok, ora dovrebbe andare bene. Vorrei usare i tasti, però mi è più comodo, cioè posso fare così al massimo. Vai. Ok. Oddio, mi manca un ricordo però. Ok, eccolo qua. Vai, rompi la barriera. E possiamo avanzare. Bella. Vai. Prepara. Ma no, questo mi sembra abbastanza facile a dire il vero, eh? Ok. Quattro mosse, vado perfetto. Andiamo. Dove siamo adesso? Ah, sempre la vecchia casa? No. Un'altra casa ancora? Ogni persona è diversa dalle altre, John. Devi capirlo, John, che cazzo. Solo perché io e lei siamo nella stessa condizione, non significa che condividiamo la stessa testa. Ma che condizione? Ancora non l'ho capito io. Ma devi essere capace di aiutarla in qualche modo. All'inizio andava tutto bene, ma adesso è ancora più distaccata di prima. Anche quando siamo nella stessa stanza, lei non è mai davvero lì. Sto iniziando davvero a preoccuparmi. Non ho più idea di cosa fare. Beh, non posso parlare a suo nome, ma molti di noi lavorano per collegamenti. Cos'è? Autistica? Potrebbe essere. Però essere capaci di spiegarsi è tutta un'altra storia. Solo perché fatica ad esprimersi non significa che non provi nulla. Lei è ancora lì, capisci? Cos'è sta luce all'improvviso? Qualche volta devi solo avere fiducia che lei è interessata. Non è una cosa facile da fare, giorno dopo giorno. Lo so. Aspetta! Aspetta! Tipo Re Robert, vabbè. Ma allora perché tu sembri tanto normale, Izzy? Voglio dire, non sei nella sua stessa condizione. In realtà a me è stata diagnosticata quando ero giovane. Con un po' di impegno non è impossibile assimilare sistematicamente le corrette norme sociali. Sì, insomma è autistica. Ma volete sapere la verità? Io invidio e compiango River. Io sono un'attrice perché è quello che ho fatto per tutta la mia vita. Non solo sul palcoscenico, ma anche fuori, ed in praticamente qualsiasi momento. Sono diventata tanto brava perché recitare è l'unica opzione che ho avuto. È il mio unico modo di apparire normale. Ma River, lei non l'ha mai fatto. Lei è rimasta reietta e si è rifiutata di imparare come combattere. Non so se è stato un limite o una sua scelta, se codardia o coraggio. Ci sono giorni in cui non me la sento più di recitare, ed allora realizzo che è troppo tardi. L'Isabelle che tutti conoscono è un'attrice, e la vera me è da tempo divenuta una straniera. Credo che alla fine io la invidio. Devo notare che non ci sono sempre i tavoli anche per i fantasmi. Non ho mai conosciuto una donna del genere prima d'ora. Tecnicamente non hai ancora conosciuto una donna. E te chi sei poi? Questi non sono affari nostri, muoviamoci. Ah no, forse perché nel tempo deve ancora nascere, tipo. Ok, ho preso un ricordo.
è un po'. Ci sono dei fantasmi qua. Fantasmi, per capirci. Dottor Rosalina, il mondo sarebbe molto più ricco se solo la gente si ricordasse di più le facce. Ah, praticamente questa è gente di cui non si ricorda le facce, capisco. Oh, questo è un ricordo di sicuro. Successo niente di nuovo oggi? No. Cosa stai leggendo di bello? I vestiti nuovi dell'imperatore. Adoravo questo racconto da piccola. E lo fai ancora, eh? Certo. Ma per ragioni differenti. Menata stotta la saliva, vabbè. Quando ero un bambino adoravo la serie degli Animorphs. Animorphs, sì, Animorphs. Lo so, tua madre te ne ha regalato uno come regalo di matrimonio. Già, quello sì che era uno strano regalo di matrimonio. Credo di esserne stato davvero ossessionato quando ero piccolo. Perché non l'hai letti da allora? Li ho visti. Stanno prendendo la polvere nel garage. Beh, credo di essere un po' cresciuto oramai. Voglio dire, sono libri per bambini. Ora arriva Dario Moccio. No, che cazzo dici? Cosa c'è di sbagliato nel leggere libri per bambini? Dario Moccio. Li trovo confortevoli. Immagino di sì. Ricordo. Credo che comprerò questo qua. Ah, ok, eravamo in una libreria. Ok. Cos'è? The fuck? Ah, praticamente si è messo a parlare con la gente. Io non sono tuo, tu non sei mia. A San Valentino rimaniamo in autonomia. Ehi, River, questa qua è davvero originale. River? Ok. Andiamo a vedere. Ma che ne dici di David? Lui è il mio personaggio preferito. Non saprei. Di che cosa state parlando? Dufuk? Ah, gliel'ha chiesto proprio. Ma che cazzo? Animorphs, lei l'ha letto? No. Ah, vabbè, sono una libreria, per quello ci possono confondere con la gente. Sì, davvero. Un po'. Oh, sa da quale animale si trasformava sempre David? Posso sceglierlo io? Lo so che mai non è il caso per un gioco del genere, ma. Fap. Non mi pare fosse così. Non preoccuparti, te lo vado a scoprire. Ah, devo dire. Allora, dico lupo, perché è quattro lettere, quindi quasi sicuramente un lupo. O cane, lupo o cane. Non seguivo questa serie, però. Aspetta, non devo scoprirlo. Non c'è un libro che posso vedere. Andiamo, magari andando sopra, parlando con altra gente. Qua c'è gente con cui parlare, no? Andiamo a vedere qua, magari glielo dice, parlando di ricordi, del dialogo. Tobias, Aquila, Rachel. Rachel, Grizzly, Jake Tigre, Marco Gorilla, David Cobra. Figo. Oh, solo curiosità. Avresti potuto semplicemente usare Google. In effetti, cazzo, è vero. Vabbè, sì, libero, ho capito, però non mi puoi umiliare così, che mi incazzo. Mi incazzo. Sì, era un co. Ma in effetti erano 5 lettere, ho detto fappo, però. Oh, ti lasciamo stare. Cobra. Oh sì, un cobra. Bene. Vuole tanto che te ne so le vecchie copertine invece di queste nuove. Erano molto più belle. Ok, vediamo un po' qual è l'oggetto finale. Immagino sia un libro o qualcosa. Può essere questo. Vedo qua che si può fare. E infatti. Sta vedendo un po' l'orario. Fai vedere. Che tempo siamo? 10 minuti, dai. Ok. Prepara. Sigmund Corporation. Like a motherfucker.
Allora, potrei fare. Sì, ancora 10 minuti, ancora 5 minuti prima che posso levare, quindi tocca farlo per forza. Allora, se faccio così, poi potrei fare così, così, va, GG, bestia. Vai, non passa, ci ho messo 30 secondi, va, che pro, ma che pro, va. No, non si vedono i muscoli. Possiamo andare. Animorphs. Animorphs. Attiva. Ah, ma era un libro. Pensavo fosse tipo un fumetto. Ecco qua, Animorphs. Il libro di Animorphs. Quanta gente c'è qua? Ah, se ne vanno già tutti via. Ma io sono appena arrivato. Cazzi tuoi, Watts. Cazzi tuoi. Deve essere una costante per te le feste. Ma che cattiva però. Oh, tieniti le tue battutine per te, che ti picchio proprio. Allora, sì, qua ci dovrebbe essere il libro di Animals. Qua un barattolo di olive in salamoia. Ok. Le olive ricorda quel barista perché sono entrambe al verde, va che ridere. Intendo forse dire che è una battuta di poco conto? Wow. Esatto, wow. Vediamo, c'è qualcos'altro di figo da poter fare? Qua vicino non mi pare. Esploriamo un po'. Qua tutta la gente di cui non si ricordano i nomi, ma gli toccati proprio. Chiedere come si chiama è proprio memoria zero. Vediamo qua. No, di qua non mi fa andare. Andiamo per di qua. Magari c'è qualche stradina. Magari c'è Johnny a qualche parte che gioca. Perché mano a mano sempre andiamo più verso la sua giovinezza. Tipo. Il curioso caso di Benjamin Button. Anche perché mi mancano 4 ricordi, quindi sì, per forza di qua devo andare. 3 minuti. Ok, ecco un altro ricordo. Oh, eccoli qua. Ciao, signore e signori. Vorreste parlare? Per favore? Vediamo se riusciamo a entrare qua dentro. Sì, ci fa entrare. Ti senti diversamente? Adesso che abbiamo gli anelli al dito, intendo dire. Ah, si sono appena sposati. No. Perché? Tu? A dire il vero, sì, credo di sì. E che cosa provi? È solo diverso. Saranno solo le responsabilità, immagino. Responsabilità. Che parolone. Ti piace il nome Ania? Ania, scusate. Devo sempre chiamare in un modo, sennò poi naturalmente. Vorresti chiamarla Ania? Ania. Sì, Ania è un bel nome per lei. Che poi è un faro non è maschile. Ah, no, è vero, perché la chiamo tipo Lighthouse, quindi è femminile. Ehi, vieni con me. Che carini. Non credo sia una buona idea. Rischio di inciampare e cadere. Non preoccuparti. Tu segui i miei movimenti. Ah, si mettono a ballare. Che carini. Oh, il culo. Cosa? Credo che mi è calpestato il piede. Ah, sono caduti. Scusa, scusa.
Forza, proviamo ancora una volta. Vai con la musica. La bestia. Fino all'alba, vai così. Ok, prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Lo faccio. Lo voglio al massimo, però vabbè. E vuoi tu prendere quest'uomo di fronte a te come tuo legittimo sposo? Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Lo faccio, guarda. Sì, ah, cazzo. Con il potere conferito mi dichiaro marito e moglie. Signore e signore, vi presento Mr. e Mrs. Wiles. Io sono Johnny Wiles e River Wiles. Se non è un ricordo questo, boia. Ah, un matrimonio. Sì, che cosa credevi che fosse? È solo che non reggo molto i matrimoni, tutto qui. Tendono ad uscire dei fluidi dai miei occhi. Ah, lol. Pensavo stesse andando verso la parte sbagliata. Non sapevo che fosse così sentimentale, Neil. Oh, ho detto occhi, intendevo dire bocca. E con fluidi intendevo sia fluidi che solidi. È una fantastica immagine. Grazie, Neil. Davvero, grazie. Andiamo, cerchiamo il modo di uscire da qui. Tutta questa gioia e allegria ti tira giù di morale, eh? Sapendo come va a finire. No, è solo che non mi piace vedere le persone commettere degli errori. Shh. Shish. Renzi. Shish. Cosa è successo al tuo prendi ogni momento per quello che è? Ah, boh. Ah, boh. Allora, voglio vedere se c'è qualcosa qua da vedere. Ma magari anche solo camminare qua vicino mi sono ricordi. Proviamo ad andare di qua, magari troviamo un altro ricordo, magari dove loro stanno vicino alla riva o qualcosa del genere. Il banchetto, esattamente. Con le olive in salamoia sempre, naturalmente, se non è contento. Oh, meglio che vada a vedere cosa combina tua zia. Va bene, mamma, ringraziala per essere venuta. Che è quella la zia, potrebbe essere. Lo farò. Sono così fiera di te, Joy. E Johnny, e Joe, e John, e Dom. Joy? Oh, quello è il nome di mio nonno. È morto prima che io nascessi. Mia madre mi ci chiama come soprannome. Come mai non me l'avevi mai raccontato? Che cazzo te frega? Perché preferisco che tu mi chiami John. Ah, non un'altra infanzia senza più entrare legata al nonno. Cos'è contro i nonni? Ah, io niente, lui magari. Cioè, tu parli sempre di tuo nonno. Cosa? Non è vero. Come preferisci? Nota Joy. Ok, ci manca solamente un ricordo. Che potrebbe essere questo qui. Sono così orgogliosa di Joy. È la zia per forza, no? O è la mamma? No, potrebbe essere la mamma. Ah, forse questa è la mamma o la zia? Non mi ci fa parlare. Andiamo di qua, ho come l'impressione che andando di qua, dato che c'è la stradina, potrei trovare qualcos'altro. Ah, infatti ora si è sbloccato, non so se prima c'era questa freccia. Infatti. Vediamo un po'. C'era qualcosa di carino da vedere. No, siamo tornati da dove siamo venuti. Aspetta, ma no, ci sarà un motivo se c'è sta roba. Ah, eccola. Trovato. Chi è? È John? No, non mi sembra John. Un coniglio. Boia. Ok, ora scopriamo l'origine. Ah, hanno investito un coniglio. Dai, siamo in ritardo. Aspetta, quello è un coniglio. Holy shit. Pensi che questo sia la fonte di tutti quei... Di tutti quelli di carta? Potrebbe essere. Potrebbe essere. Poi tutti quegli anni dopo.
Non chiederlo a me, tu sei la donna tra noi, in effetti. Sarò convinta di essere l'unica quando farei bungee jumping senza corda. E vabbè, cattiveria. Parliamo con Rive, voglio sapere cosa ne pensi. Forse siamo in ritardo. Ah, ok. Ora mi tocca fare qua. Però l'episodio è già per le lunghe, vabbè. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Andiamo a preparare questo ricordo. E lo finisco e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti.